è stato trovato tra l'Arenella e Vergine Maria questo simulacro, a cui fu stato attribuito il nome di Sant'Antonio. Non so perché, forse teneva il versaio francescano, perché di solito Sant'Antonio tiene Gesù bambino in braccio, però a queste persone gli ha dato subito l'impressione del santo di Padova. Quindi, avendolo trovato i pescatori di Vergine Maria ed essendo i veri proprietari, questo santo doveva essere riportato nella borgata in cui è stato ritrovato. Ma non avendo loro la parrocchia, è stato chiesto ai vicini, quindi noi borgheggiani dell'Arenella, di poter tenere il santo nella nostra chiesa. Allora, questo è stato fatto fino a che la chiesa di Vergine Maria è stata ricostruita. Dopo che è stata ricostruita la chiesa di Vergine Maria, hanno riportato il santo dall'Arenella a Vergine Maria con una processione a mare. Dato che era stato ritrovato in mare, è stato riportato a mare. Ma così narra la leggenda, che ci fu maltempo, mare mosso, e quindi automaticamente la processione, non potendosi fare, il santo ritornò nella borgata dell'Arenella. Hanno provato tanti altri tentativi che sono stati così in vano, quindi il santo rimase nella borgata dell'Arenella e da allora cominciò la tradizionale processione in mare.